Amici, benvenuti a questa nuova puntata di Sotto i riflettori, la rubrica di Team Vision che si occupa di cinema, serie TV e intrattenimento. Un decennio di eccessi, di blockbuster e di colonne sonore esplosive. Oggi parliamo degli anni 80, dei film che hanno segnato le allora giovani generazioni e sono diventati dei veri e propri cult. Team Vision ne ha scelti alcuni per voi, a cominciare da un noto film francese del 1980, Il tempo delle mele. Forse i turbamenti adolescenziali dell'esordiente Sophie Marceau oggi possono sembrare un po' ingenui, ma quanto romanticismo nei primi innamoramenti della tredicenne Vic. E se volete scatenarvi con la musica, vi consiglio di puntare sul leggendario film di John Landis, The Blues Brothers, con gli straordinari John Belushi e Dan Aykroyd nel ruolo dei fratelli Jake ed Elwood Blues. E pensate che nell'arco di un solo anno Belushi riuscì nella triplice impresa di diventare la star del film campione di incassi, dello show televisivo più votato, il Saturday Night Live, e dell'album numero uno nella classifica delle vendite. Ma gli anni 80 sono stati anche il decennio in cui due generi, la fantascienza e il fantasy, hanno trovato nuova linfa vitale. Non perdetevi La storia infinita con l'indimenticabile Falcor, l'imponente Fortune Drago diventato il simbolo della saga ideata da Michael End, e Labyrinth di Jim Henson, l'inventore dei Muppets interpretato da un David Bowie re dei Goblin, ispiratore di tanti manga giapponesi. E per quanto riguarda la fantascienza non ci sono dubbi, non perdete E.T. l'extraterrestre di Steven Spielberg. A proposito, lo sapevate che il viso dell'alieno creato da Carlo Rambaldi si ispira a Hemingway e Einstein? Non così in alto! Non così in alto! Chiudiamo questo tuffo negli anni 80 con un tocco di leggerezza e con due commedie, diciamo, tutte al femminile. Tuzzi con Dustin Hoffman, travestito da donna in uno scintillante abito rosso, e Donne sull'orlo di una crisi di nervi di Pedro Almodovar, film pop, colorato, scoppiettante e kitsch, proprio come gli anni 80. Allora che fate qui? Correte all'aeroporto? In aeroporto ci sono più poliziotti che passeggeri, non si preoccupi di questo. Non so che mi prende. Non riesco più a tenere gli occhi aperti. Capo, in questo gaspaccio c'è qualcosa. Che c'è in questo gaspaccio? Pomodori, un po' di cetriolo, peperoncino, cipolla, una puntina d'aglio. E poi olio, sale e aceto. Pane secco e acqua. Il segreto è tutto nelle dosi. Per oggi è tutto, appuntamento la prossima settimana con una nuova puntata di Sotto i riflettori. Vi aspetto!